Uniti ma divisi, oppure non 27 ma 26 più 1 e si potrebbe andare avanti sul vertice europeo che voleva risolvere la crisi della zona euro. Per qualcuno il bicchiere è mezzo vuoto, per altri è mezzo pieno. Il presidente del Consiglio europeo riassume così il testo elaborato a Bruxelles. It is about more fiscal discipline, riguarda una maggiore more disciplina fiscale, più sanzioni automatiche, una sorveglianza più rigorosa. Questo trattato sarà aperto ai paesi non eurozona e tutti, tranne uno, stanno considerando di aderirvi. L'innominato è il Regno Unito, che si è chiamato fuori. In mancanza dell'unanimità, il trattato sarà quindi solo intergovernativo, non una revisione di quelli europei. Ma sarà siglato presto, ha annunciato Van Rompuy. Il fiscal compact sarà firmato al massimo ai primi di marzo, forse anche prima. Fiscal compact, il modello Draghi apprezzato da Mario Monti. Il presidente del Consiglio italiano non si è sbilanciato sui risultati del summit, ma nel complesso è apparso soddisfatto. Per Angela Merkel invece il bicchiere è ben più che mezzo pieno. È passato l'asse franco-tedesco e l'Europa, nonostante tutto, ha risolto la questione nel giro di una nottata, più di quanto si possa dire di molti altri vertici.